incredibile, bravo! Oh, cavolo, questa non ci voleva. Calma, sono a qualche isolato almeno. Sono in libertà vigilata. Io smammo. Facile scappare. Poppante! Ah, amico, devi venire a dare un'occhiata qui. Ci sono nomi grossi in città. E ti presenterò il mio amico Travis. Ha un sacco di macchine di cui vuole sbarazzarsi. Una passeggiata. È ora di alzare il livello, lo dico per te. Mi chiamo Spike. Allora ci vediamo lì, ok? Ok. Yo, sono Spike. Pensavo di sentirti su Bla. Oh, questo posto sta esplodendo, davvero. Stasera ci sono grandi personalità a Ventura. Quindi, occhi aperti quando arrivi. È un posto difficile da trovare per scelta, ci siamo capiti. Quindi, ti ho mandato un link, guarda la mappa, ok? Ci vediamo là. Amico, sto lasciando un messaggio. Hai sentito? C'è qua gente che chiede di te. Muoviti. Bene così, ci sono persone importanti stasera. Vieni, ti porto dai ragazzi, andiamo. Ok. Oh, guarda un po' che sorpresa. Chi è il bellone? Questo bellone ha appena centrato una derapata da 150 metri tra la I5 e la Turner. Oh, la spuntata più controllata che abbia mai visto. Deve essere stato grande. Non vedevo Spike così eccitato da... è sempre così eccitato. Per questo che abbiamo. Robin, sarà dura stargli dietro. Fidati piccola, lui ce la fa. Infatti ora lo porto a conoscere Travis e magari spostiamo qualche auto per fare spazio in officina. Non vedo l'ora. Hola, Amy. Questa è Amy. No. Niente male. Ciao, Amy. Ti amo anch'io, piccola. Travis. Yo. Voglio presentarti un amico. Ah, sì? E perché? Dovresti vederlo in azione, che roba! Un controllo senza limiti! Ciao! Bene. Così hai attirato l'attenzione del nostro speed racer. Puoi dirlo forte, è un tipo davvero tosto! E questo è un buon periodo per correre. Ci sono talenti di prima scelta in città pronti a fare la storia. Serendipità, fratello. Stelle allineate. Il momento ideale per modificare la tua auto. Bene. Qualunque cosa ci sia in quella gabbia toracica, hai l'occasione di dimostrarlo là fuori. Non vedo l'ora. Portale a sgranchirsi un po'. Forse una di queste bastarde ti prenderà in simpatia. Direi che sceglierei questa. Yo! Benvenuto nel clan, fratello. A fare fatto. È bella, non è vero? Dai, Amy, devi solo starla a sentire e assicurarti che faccia le fusa come dovrebbe. Ehi, ciao, ti prego, è parcheggiata proprio qui fuori. E Spike, te lo ripeto,
c'è gente che non ha problemi di soldi che mi paga per questo, quindi... Davvero? Quindi è così? Beh, sì, è così. Aspetta. Ecco. Wow. Wow, io mi sento molto meglio. Ti pago, Amy, lo sai. Mi paga tuo padre, vuoi dire? Piano, questa giacca costa $1200. Ecco, appunto. No, io l'odio. Non importa se sei il miglior pilota da questa parte della 101. Per quel che la riguarda, non sei nessuno se ti manca il grano. È molto poetico. Ed è anche la pura verità, perciò. Sei pronto a spassartela un po'? Forza, amico. Andiamo. Ci troviamo qui davanti e andiamo a fare un giro. Dai. Andiamoci dentro. Sopravvissuto a un'altra gara con Spike. Forse ti ho sottovalutato. Sopravvissuto? No, no. Spike ha dovuto faticare. No. Oh, scusa. Non hai faticato, non è esatto. Ha soltanto perso. Sì, sfotti pure. Emanuel! Emanuel! Porta qui le chiappe. Bim, bam, boom. Boom. Ciao, signore. Beh, niente abbraccio, amico. Dai, avanti. Non vorrei spezzare quel tuo corpicino così esile e fragile. Avanti, pulcino. Dammi il tuo amore. Non farti ingannare dall'aspetto. Questa bestia è davvero agile al volante. Mi chiamo Emanuel. Ma sono troppe sillabe per questi tonti. No, chiamami Mano. Ok, Mano. Bella presa. Ehi, questo è Fred, Norwegian Ham. Ciao, bello. Ciao. Patrick. Ok, e adesso andiamo a caccia di guai o ce ne stiamo in cerchio a ridere di Spike? Per me è uguale. Parole grosse. Chi ha fame? Ho cenato una volta sola, stasera ho fame. Accidenti, ma come fai? Tu mangi il doppio di lui. Già, Robin, continua a mangiare e diventerai un barile. Va bene, furbone. Chi arriva ultimo al diner paga per me. No, chi arriva ultimo al diner paga per tutti. Prepara il portafogli, Spike. Giusto, Spikey. Mi prenderò un hamburger spettacolare. Siete degli illusi. Venite qua. Tanto vincerò io la gara. E di certo non arriverò per ultimo. Fanculo. Passa dietro, bello. Non prendete niente sopra i $5. È un diner. Tutto costa più di $5. E niente dessert, ok? Vedo l'ora di andare a caccia di avversari. Aspetto solo informazioni sul posto. Io stavo pensando di tornare al club. Vieni anche tu. Perché? Le strade sono aperte, la notte è giovane. Io stasera corro. No, io voglio tornare all'officina. Perché non vieni con me? Potremmo liberarti uno spazio. Ti tirerà lucido, amico mio. Sei geloso, Spikey? Sì, sono geloso di chi rispetta i limiti di velocità. Avete visto Travis oggi? Ah, sì, doveva incontrare qualcuno. Un affare importante. Magnus Walker è qui in città. L'avete visto parlare con Travis al club? Oh, ecco perché Spike ha fretta. Ha un appuntamento. Ed ecco il destino, amico mio. Stasera noi corriamo. Così puoi farci vedere cosa sai fare, ok? Ok. Ok.
sono Amy. Mi sono dimenticata di dirti che ho sentito uno strano rumore provenire dalla tua auto. Era quella di Spike. Già, forse era Spike. Lascia perdere. Sono al garage, passa quando vuoi. Puoi servirti e fare quello che devi. Ok, ciao amico. Ok, ciao. Quotidiana di Spike per Magnus. Mi stavo giusto chiedendo, e se fosse uno di quelli che adesca gli sbirri, sarebbe outlaw urbano di nome e di fatto, eh? Ehi, tira il freno, non mettere in giro voci. Lo so, era per dire, ma non sarebbe pazzesco? Spike, non è assolutamente possibile. Capito. Vado. Spike, ma a volte mi chiedo se sia a posto. Ok, Amy, abbiamo un nuovo pilota di cui occuparci. È un po' timido, quindi vacci piano, ok? A dopo, ragazzi. A dopo. Allora, dovresti venire qua, così ti spiego le regole. Sai dove siamo? Devo andare. We'll be right back.